Joel Corey e David Guetta insieme a Ray e Bad qui a Radio Linea numero 1. Andiamo a collegarci con il nostro teologo e biblista di fiducia, di solito la domenica mattina. Stavolta abbiamo anticipato Padre Alberto Maggi, ben ritrovato con noi. Buona Pasqua, Francesca, auguri. Anticipiamo gli auguri di buona Pasqua anche a te. Allora, qual è il significato profondo di questa festa? Viene proprio bene in questo momento che è di ansia, un'atmosfera cupa con questo dramma che stiamo vivendo, perché Gesù risuscitato si manifesta ai discepoli che stanno a porte chiuse per paura di fare la sua stessa fine, e la prima parola che pronuncia è pace a voi. Ma non è un augurio, come diciamo noi, la pace sia con voi, è un dono. Sappiamo che pace nel mondo ebraico, il termine shalom, che è conosciuto da tutti, indica tutto quello che concorre alla pienezza di vita della persona, quindi la felicità, il benessere, la salute. Allora Gesù, una volta risuscitato, ai suoi discepoli la prima parola che dice è pace a voi, un dono, ma non sono soltanto parole. Detto questo, mostra le mani e i fianchi. Cosa significa? I segni della passione. Al momento dell'arresto Gesù poteva fuggire. Certo. I suoi discepoli l'avrebbero coperto. È stato lui che in una posizione di forza ha detto: se cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Ha dato la vita per loro. Allora questo, dice Gesù mostrando le mani e i fianchi, non è stato il gesto eroico di un momento, ma continua per sempre. Tradotto in termini colloquiali: ma di che cosa vi volete preoccupare? Quell'amore che mi ha spinto a dare la mia vita per voi continua sempre. Questo è il più bello augurio della Pasqua. Quello che ci chiediamo spesso è: ma Gesù doveva proprio morire e morire in quel modo? Era scritto, come dice qualcuno, oppure magari le cose potevano anche andare diversamente? Ma non ci voleva molto a immaginare la fine di Gesù. Pensa che subito Gesù comincia la sua attività trasgredendo il comandamento per il quale era prevista la pena di morte, il riposo del sabato, perché era considerato il comandamento più importante osservato da Dio stesso, e la trasgressione comportava la pena di morte. Gesù, sintetizzando tutto quello che la legge proibiva, lui l'ha fatto, ed è chiaro che andava incontro alla morte. Però perché quel tipo di morte? E non bastava ammazzarlo, perché se l'avessero ammazzato creavano la figura del martire e la situazione sarebbe peggiorata. Bisognava diffamarlo. Allora perché non lo hanno lapidato secondo l'uso ebraico o fatto decapitare secondo l'uso romano, ma hanno scelto la tortura della crocifissione? Perché nella Bibbia, nel libro del Deuteronomio, è scritto che è una pena riservata ai maledetti da Dio. Ecco, come avete fatto a credere che era il figlio di Dio? Guardate che fine ha fatto. Quindi è la morte per diffamazione. Proprio la cosa peggiore che ci poteva essere. Ma poi la risurrezione in spirito ma anche in corpo. Sì, ma il corpo spirituale è importante. C'è nella nostra vita tutta una trasformazione. Ogni giorno cellule muoiono, lasciano posto a forme nuove di vita, fino a che arriva con la morte l'ultima grande trasformazione. E quale sarà? E Gesù, perché sono cose difficili da far comprendere, Gesù però lo fa in una maniera che tutti possono capire. Dice: guardate un chicco di grano, chi mai guardando il chicco di grano pensa che si può trasformare in una spiga? Ecco, così saremo noi, siamo dei chicchi di grano, poi il momento della morte libera tutto quell'immenso potenziale di energia che abbiamo dentro e ci trasformiamo in una spiga. Bellissimo, grazie mille Padre Alberto Maggi per aver sintetizzato il significato profondo della Pasqua qui con noi a Radio Linea numero 1. In pochi minuti sei riuscito a farci emozionare. Seguitelo anche sui social, su YouTube, lui è dappertutto, Padre Alberto Maggi, grazie ancora. Grazie a voi. Radio Linea numero 1.